Salve a tutti i Pokéfanatici e bentornati a Pokémon Platino! In questa parte siamo a Rupepoli e vorrei farvi ascoltare la musichetta di sottofondo che fa tanto serata di gala. Fa molto serata di gala, cioè proprio quella musica tipo molto jazz, molto... Avete presente, no? Tipo abito da sera o smoking, nel caso siete maschio o femmina, drink, gente che suona il sax e il violino sul palco, tipo molto molto jazz, io, e tipo tu cerchi di rimorchiarti. Ok, basta, non c'entra un cavolo con il let's play di Pokémon Platino. E quindi niente, andiamo avanti. Allora, ci guardiamo la squadra che era scarichissima dopo l'ultima parte che è stata solo di allenamenti. Per l'amore di Arceus, spero che molti di voi siano sopravvissuti a quella parte. Io odio le parti di allenamento, cioè odio le parti degli allenatori. E nulla. In questa parte esploreremo Rupepoli, non faremo la palestra perché la palestra credo la faremo nella prossima. O forse in questa, non lo so, dipende. Come vi ho detto, sono molto arrugginito, non mi ricordo quasi nulla. Centro commerciale di Rupepoli, un negozio pieno di sogni. E non ci andiamo adesso, però aspetta, forse qui c'è qualche strumento. Oh mio Dio, che naso, signori, che naso. Proprio se li va a prendere, proprio fiuta, oh mio Dio. Allora, come vedete, non è un buon inizio in questa città, perché guardate chi c'è. Team Galassia. Ehi, tu, sì, tu. Questo è il deposito del Team Galassia, non è un posto per bambini come te. Però qui troviamo il pezzo stella. In questa piccola parte del deposito Galassia. Deposito Galassia, vietato l'accesso. Beh, almeno questa volta non hanno scritto vogliamo i tuoi Pokémon. Però non ti fanno entrare comunque, quindi ok. Allora, Rupepoli scolpita nella roccia. Qui abbiamo bisogno di scala roccia. Mentre lì abbiamo il casino, oltre al centro commerciale quello enorme. Quindi là ci sono un bel po' di cose divertenti da fare. Allora, qui voglio usare un attimino il Pokécron, voglio vedere se ci sono strumenti nascosti. Pare di no, pare di no. Poi non lo so. Vediamo quanti passi abbiamo fatto dall'inizio del gioco. 24.307, solo. E non li azzererò perché voglio vedere a fine let's play quanti passi ho fatto. Non l'ho mai fatta questa cosa perché mi è sempre venuta voglia di azzerarli, quindi... Lucinda! Oh no, anche qui. Drarz, accetterai la sfida della palestra? Diventi sempre più forte, non è vero? Io, sono venuto a fare spese al centro commerciale, nel senso, certo, mi sono data da fare con il Pokédex, ma... Omar? Il mare tempestoso è il mio ring, mio ring! Ok, no, non c'entra niente con la canzone quella americana. Onde enormi mi hanno temprato! Omar, Omar, Omar il distruttore! Omar, Omar, Omar il distruttore! Con una possente ondata io ti travolgerò, Omar il distruttore, il fuoco estinguerà, Omar il distruttore dall'elettricità scapperà, il mare è il mio ring. mio Dio, come fai a essere così di buon umore di prima mattina, come fai? Salve ragazzi, siete qui per sfidare il capo palestra, non è vero? Sappiate che nonostante la giovane età è un genio della lotta. Una volta mi sono allenato con lei e la sua forza mi ha lasciato senza fiato. Ops, scusate, non mi sono ancora presentato. Io sono il capo palestra di Pratopoli. Sono il migliore nella lotta con i Pokémon, nel wrestling e nel canto. Insomma, su quest'ultima ero un po'... Il mio nome è Omar il Distruttore. Ci incontreremo ancora. Ciao, Omar. Allora, sì, Drarz, buona fortuna per la tua sfida al capo palestra. Quella ragazza ha qualcosa che non va. Non la solita demenza che dimostra di avere di solito. Questa volta ha veramente qualcosa che non va. Comunque, io direi di avventurarci nella palestra, dato che non abbiamo nulla da fare se non la palestra. Quindi niente, vai. Palestra Pokémon di Rupepoli, capo palestra Marzia, il genio della lotta a piedi nudi. Vai. Allora, cambia parecchio da Diamante e Perla, perché in Diamante e Perla c'erano i sacchi da spostare, mentre qui c'è proprio tutto da spostare. Ci sono i sacchi per togliere i gommoni, cioè i copertoni, quello che è. Vedete come si fa, eh? E poi dobbiamo salire sui vari ring per affrontare questi giovani baldi e cintura nera allenatori. Ok, ruota fuoco ancora e ruota fuoco ancora. Sparkle al 29.
Ah, morso lo impara al 29. Ottimo. Allora, al posto di... ruggito. Teniamo Fireflit fino a quando non sarà salito almeno a livello 30. Ah, porca miseria! Sei pazzo? Sei pazzo? Ah, mio Dio. Ah, Greenfield deve salire assolutamente al 32 perché impara terremoto. Senza terremoto, Lucario di Marzia ci farà il sederino. Via, spostiamolo. Sbam, copertoni a terra. Oh oh oh, un altro allenatore. Vai. No, devi attaccarlo comunque. Dai, bravo, bravissimo. Bravissimo. Meditite. Vai così. Vai così. 32. Parassi seme. Parassi seme? Non era terremoto la mossa che imparava? Hello? Stiamo scherzando, vero? Stiamo scherzando. Vai, parassi seme al posto di mega assorbimento. Ah no, aspetta, ma terremoto lo impara dopo l'evoluzione. Ok, ecco, infatti. Greenfield, si sta evolvendo! Torterra! Io adoro Torterra, è bellissimo. Terremoto, vai! Questa è la nostra arma contro Lucario. Anche ruota fuoco di Fireflit, perché comunque è anche acciaio, quindi... Cioè, soprattutto è acciaio, quindi è debole sia a terremoto che a ruota fuoco, qualsiasi mossa. Allora, a me piacerebbe tenere Parassi Seme, il problema è che... Morso verrà sostituito da Sgranocchio. Poi Maledizione la faccio tenere perché è troppo buona. Foglielama potrà diventare solo una mossa d'erba più forte. Quindi devo togliere Parassiseme per forza. Mi dispiace. Parassiseme, terremoto, big. Ok, adesso dovrei ritornare ad allenare Fireflit. Però c'è anche Sparkle. Però Sparkle ha il condivide esperienza. Quindi sì, Fireflit per forza. Quindi Borsar, usiamo il revitalizzante, tanto c'è il centro commerciale, li possiamo ricomprare, eh? Non vi preoccupate, poi ne abbiamo già 11, quindi non c'è problema se ne uso uno. Dovrei passare. Ma sei un maledetto, sai. E ora come passo? Devo uscire dalla palestra? Mi sa che devo uscire dalla palestra. Allo, come passo? Ah, così. Ah, ok. Andiamoci a curare, va. Che succede? Oh, la zanzariera si è staccata. Dov'è il centro Pokémon? Ok, donna! Mi curi? Grazie mille. Ritorniamo subito al centro Pokémon. Ah, voglio vedere un attimino le statistiche di Greenfield. Dovrebbe essere diventato tipo una belva. 86, buono. Praticamente quello che ha le statistiche più alte, perché lui ha 59 di attacco speciale. Lui ha 55 di attacco speciale. 43 di attacco. 63, sì, è il più forte praticamente. Però anche Sparkle salirà quando lo farò evolvere. Tra... No, posso farlo evolvere anche adesso. Ecco. Vai, mi stavo dimenticando già. Pietra tuono! E Jolteon sì, a doppia evoluzione in una sola parte, che bello. E abbiamo Jolteon. Finalmente ho accontentato tutti quelli che mi dicevano: Draz, quando farei evolvere un Eevee in Jolteon? Doppio calcio!
So good. Posso di azione. E andiamo. Allora, io direi di insegnargli anche Onda Shock, che ha 60 e attacca sempre, quindi può essere anche parecchio utile, perché no? È capace anche Cupid di impararla, quindi non so. Vabbè, dai. Allora, Onda Shock. Posso di Turbo Sabbia, penso. Ok, bene. Vediamo un po' Sparkle. Adesso ha 79 di attacco speciale, cioè ha quasi raggiunto Torterra. Mettiamo Onda Shock per prima. Ok, adesso va molto 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 meglio. Ah, l'attacco normale quanto ha? 50. Beh, dai, non è malaccio. Non è malaccio. Quindi, rimangono solo Firefleet e Jolteon, Sparkle, da far salire al 30, ma comunque ci saliranno perché ci sono ancora altri allenatori nella palestra. Quindi torniamo in palestra. Devo rifare di nuovo tutta la storia dei copertoni. Wow. Ok, di qui non si andava. Vediamo un po'. Ho sbagliato. Non era di là. Ok, vai. E ora dovremmo abbattere quelli che sono davanti a noi. Ok. Allenatore. Wow, Greenfield scende in campo. Sparkle al 30, bene. Possiamo togliergli e condividi esperienza. E lo ridiamo tranquillamente a Cupid. Ora, vediamo un po' se da questa parte si riesce a togliere qualcosa. Sì, 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 assolutamente sì. Attenzione qui. Vai. Sbam. Fuori. Non so se ho saltato qualcosa, credo di no. Forse questo, che serve più avanti. Esattamente. Sbam, e due. Ora, ora, ora. Togliamo anche quello. Via pure questo. Se non sbaglio così si può togliere anche quello all'inizio. Però bisogna spingerlo due volte. Ok, esattamente. Ora, quanti ne restano? Ah, c'è ancora quello da togliere. Attenzione, oggi proprio si fanno i puzzle quelli da persone molto intelligenti. Peccato che sulla scatola del gioco c'è scritto tipo Peggy 7, ma vabbè, lasciamo stare. Tolto! Ora ne resta tipo uno, che è quello importante, quello incriminato. Che però non so come togliere. Ah, ecco. Mamma mia. Non ci vedo nemmeno. E via! E
Questo toglierà anche questo per farci ritornare fuori dalla palestra più velocemente. Oh, siamo pronti? Parfitto è ancora al 29, ok, perfetto. Partiamo con Quagsire, che ha confusione, quindi possiamo togliere subito i Pokémon iniziali. Ciao, piacere di conoscerti, sono Marzia, capo palestra. Non so esattamente cosa significhi essere forte o come abbia fatto a diventare capo palestra, ma farò del mio meglio come capo palestra. Capo palestra, capo palestra, lo ripeto all'infinito. Per me la lotta è una cosa seria, quando vuoi io sono pronta. Capo palestra. Che basta. Certe volte esagero proprio, eh. Ok. Parte la sfida di Marzia capo palestra. Allora, parte con Meditite, che comunque con Psyduck non è facilmente counterabile. Io speravo nell'usare confusione, comunque va bene. Usiamo Hydro Pulsar. Lui ci usa bruciapelo, perfetto. Bella partenza, congratulazioni. Quagsire tentenna. Cerchiamo di usare Hydro Pulsar, questa volta siamo più veloci. Perché bruciapelo colpisce sempre per primo. E Roccia Tomba, che funziona tra l'altro, che ha una precisione molto bassa, ma ovviamente, figurati se fallisce. Ci fa calare la velocità. Quindi adesso attacca prima di noi, assorbi pugno, non ci voleva. Mi sa che partiamo tipo malissimo. Infatti partiamo male, malissimo. Andiamo con Fireflit. Ok, grande Fireflit. Si riprende quello che è suo. Peccato che non è salito, vabbè. Machoke. Allora, con Machok io direi di far rimanere Fireflit. No, cavolo, che ho fatto? Dovevo mandare... Ah! Scusate, cambiamo, mandiamo Sparkle. Fireflit mi serve per Lucario. Insieme a Greenfield. Vai, Sparkle. Guardate quanto è bello, guardate quanto è bello! Ci usa Rocciotomba. Porca miseria, però comunque credo siamo comunque più veloci. Ho detto due volte comunque. Congratulazioni. Vai con Onda Shock. Usa fuoco all'energia, un altro Onda Shock dovrebbe bastare tranquillamente. Ok, alla grande. Fireflit finalmente sarà a livello 30. E adesso ci manda Lucario, il suo Pokémon più forte. Quindi noi cambiamo Pokémon e mandiamo di nuovo Fireflit. Vediamo se ce la facciamo con lui. Se no useremo Greenfield al limite. Livello 30 contro livello 32. Aia, il Diamante Perla era al 30, qui è al 32. Quindi è più forte. Lui è più veloce, ci sta Palmo Forza, che può anche paralizzare. Speriamo che non ci manda KO con una mossa sola. Ok, riusciamo a usare un Rotafuoco. Se lo bruciavo sarebbe il top. Gli togliamo un bel po' di energia, che però non basterà, purtroppo. Ci usa ancora Palmo Forza e ci manda KO Fireflit, purtroppo. Comunque hai fatto un ottimo lavoro. Adesso è il momento di fare Pokémon Leader contro Pokémon Leader. E siamo anche di livello pari, quindi... All'attacco! Usiamo Terremoto, lui è più veloce, ci usa Assorbi Pugno, quindi si rigenererà la vita. Ma non di troppo, quindi un Terremoto dovrebbe bastare. Vai! Greenfield, fagli vedere di cosa sei capace! Dai! Vittoria! Olè! Passa anche il treno per commemorare la nostra vittoria. Abbiamo sconfitto Marzia, aggiudicandoci la nostra quarta medaglia. Cupid al 31, vai! Ok, hai vinto tu. Non è facile accettarlo, ma ho imparato molto da questa esperienza. Ti prego, accetta questa medaglia. E otteniamo la medaglia capo palestra... No, la medaglia ciottolo. Dovrei parlarti di questa medaglia ufficiale della Lega Pokémon. Se ce l'hai, puoi usare la mossa MN Volo fuori dalla lotta. E dato che ora hai 4 medaglie e i Pokémon ottenuti con uno scambio ti obbediranno fino a livello 50. Ah, prendi anche questa e otteniamo la MT60, che è Assorbi Pugno, credo. Sì, esatto. Assorbi Pugno, possiamo insegnarla a qualcuno oppure me la devo tenere per me come al solito? Impararla a Cupid.
ma per adesso non ci serve, credo neanche dopo. Bene, 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 abbiamo finito, abbiamo finito. Come si fa a uscire da lì adesso? Uffa, volevo uscire... Ah, ok, scusatemi, non l'avevo visto. Questa parte è durata un bel po', tipo 20 minuti, wow. Sbam, guardate che lancio lungo. Comunque, comunque, comunque. Per questa parte è tutto, io vi saluto. Attenzione, c'è ancora Lucinda. Ciao Drazio, mi daresti una mano? Quei criminali del Team Galassia mi hanno rubato il Pokédex. Mi serve il tuo aiuto per riprendermelo. Aspetterò davanti al deposito, ti prego raggiungimi. Oh mio Dio. Come dicevo, nella prossima parte quindi avremo qualcosa di importante da fare. Per ora ci andiamo semplicemente a curare i Pokémon. Io per oggi vi saluto. Dov'è il centro Pokémon? Eccolo qua. E noi ci vedremo nella prossima parte, dove aiuteremo ancora una volta, o forse la prima volta, non mi ricordo, Lucinda ad uscire dai guai. Bye bye!